sono Viola e oggi faremo vedere come si creano gli acquarelli con dei pennarelli scarichi. Lascio la parola ad Alice che vi spiegherà il materiale. Allora, serve un barattolo vuoto con il tappo, dei pennarelli scarichi, delle forbici che serviranno per tagliare i pennarelli. Vi dovete fare aiutare da un vostro genitore. Dopo aver preparato gli acquarelli, vi faremo vedere come si fanno le bolle. Ci serviranno delle cannucce, del detersivo per i piatti, dei barattolini piccolini e poi dei fogli. E per fare gli stampini potete utilizzare del cartone. E serve pure l'acqua. Qua in questo. Non so se... Ok. Riempiamo con un po' di acqua un barattolino. Non troppo pieno. Prendiamo i pennarelli scarichi e andiamo a tagliarli con una forbice o con una pinza. Mi raccomando, bambini, fatelo fare ai vostri genitori. Tagliamo il pennarello e estraiamo il filtro imbevuto di colore. Se non volete sporcarvi le mani, potete anche utilizzare dei guanti. Noi siamo abituate. In alcuni i pennarelli sono facili, in altri è più duro. Più duro e un po' più complicato a schiacciarli. Adesso dobbiamo aspettare che il colore si trasferisca nell'acqua. In genere ci vogliono un paio d'ore, ma vi consiglio di lasciarlo anche tutta la notte. Perfetto, ora chiudiamo il barattolino. Noi abbiamo già preparato altri colori e oggi... I colori dell'arcobaleno, tranne il rosa. Apri viola. E adesso vi faranno vedere la resa di questi bei colori. Una alla volta. Ok, perfetto. Prendiamo un foglio. Vi faccio vedere come... qui. Questo l'ho fatto io con gli acquarelli. Questo sarà il risultato quando sarà asciutto. Voi potete fare o dei disegni o degli schizzi come volete voi. Perfetto. Prendiamo due pennelli. Vai. E iniziamo. Ok. Un'opera d'arte. Potete fare tutti i disegni che volete. Questo. Questi colori sono molto più belli degli acquarelli normali, perché sono creati da voi. Adesso mettiamo ad asciugare i fogli e vi facciamo vedere come dipingere con le bolle. Prendiamo dei barattolini e travasiamo un po' di colore.
aggiungiamo il sapone per i piatti. Abbiamo aggiunto qua, senza esagerare. E dopo prendete una cannuccia e iniziate a mescolare. Perfetto. Ora prendiamo un foglio. Mettetevi così. Fatti vedere. E fate le bolle. Vedete? Ma ci devi mettere così. Guardate. Ok. E ora andate con la cannuccia a spostarlo per fare le bolle. Vi potete spostare perché dopo si formeranno dei piccoli cerchietti, come se il barattolo fosse un timbro. Guardate! Si è fatta una bellissima bolla. Tanto potete cambiare i colori. Andiamo sempre a travasare tutte le bolle. Chi lo vuole il rosso? Ok. Abbiamo ora il rosso. Come si? State bagnando un po' troppo. E che ci fa? Potete spostare le bolle per dare più colore. Vedete, io le sto spostando e dà un po' di colore, vero mamma? Guarda. Io produco con, di nuovo con il verde. Ok, perfetto. Oppure potete utilizzare questo cartone e andare a prendere il barattolino, inzupparlo e fare degli stampi. Così potete formare dei cerchietti. Questi sono alcuni dei nostri risultati quando abbiamo utilizzato questi colori. Sono molto carini da fare a casa e divertenti, quindi è un passatempo molto carino. Tanto lo lascio un po' qua in modo. Prendi un foglio, mamma. Perfetto. Non inzuppate troppo perché poi si potrebbe rovinare, però anche se si rovina un pochino potete tagliare e quindi non c'è bisogno di preoccuparsi.
un altro foglio per mia volta. Ok. Guardate, si stanno formando delle bollicine. Sono dei passatempi fantastici e divertenti. E non vi annoierete mai. E vi consigliamo di farli. Così vi potrete divertire in questi giorni. Che c'è il coronavirus. E che non è molto... Oh, guardate ragazzi, divertente. guardate. Mami. Dobbiamo prendere altre panettoline. Mamma, guarda! Colore. Ti metti quelli là. Ma stavo facendo le palle! Potete fare anche le bolle con questi, colorate. Potete utilizzare questi per fare delle bolle. Non c'è bisogno. Io lo voglio fare verde. Perfetto. Andiamo a mettere ad asciugare pure il nostro disegno e ne facciamo altri. Avete visto quanto è stato semplice realizzare degli acquerelli riciclando i pennarelli che non scrivono più? Un ottimo modo per utilizzare i pennarelli fino alla fine. Spero che questo video vi sia piaciuto. E diteci se i vostri bambini si divertono a fare questo lavoretto. E potete lasciare un commento anche sotto al video. A presto! Ciao! Ci vediamo al prossimo video.